E questa era Calabria terra mia. Allora, volete tornare? Gabriele? Gabriele, ti metterei qui, va, vicino a me. No, vieni, vieni, vieni qui. No, quello non lo toccare adesso, aspetta. Alzati. Vabbè, alzati. Microfono, spostati. Allora chiediamo a Raul di prendere questo microfono e mettersi lì. Scusami, Raul. Sì, prendi questo, ti siedi qui, Rosio e anche Alessandro. Sì, assolutamente. Scusate, piccole complicazioni dettate da momenti di un'emergenza che stiamo vivendo, ma insomma, come vedete, siamo ben distanziati, quindi possiamo stare senza mascherina per un po'. Allora, devo dire che la mia impressione rivedendolo è proprio quella che, non so, forse il mandato anche di Iole Santelli sia stato quello di dirvi: fate vedere i colori, fate sentire i sapori, fate sentire i profumi, perché si sente tutto in questo, si vede e si sente. Cioè, siete riusciti a farci fare un viaggio in una terra che veramente, insomma, adesso credo che ci inviterebbe tutti ad andare subito a farci un bagno, a vedere delle cose. La voglia viene. La voglia e viene. E quei colori sono i veri colori. Cioè, quel mare, Atropea, io non l'ho mai visto. Cioè, francamente, non lo conoscevo. E non c'è nessun ritocco. È una cosa sbalorditiva. Quella spiaggia dove abbiamo girato a Capo Vaticano, sì, è una delle spiagge che io personalmente, è una delle più belle al mondo, e ho girato tanto mondo, e poi posso andare avanti così, insomma, però c'è la parte a nord, nella regione di Cosenza, verso lo Ionio, che è nella provincia di Cosenza, ho detto insomma, nella, hai detto regione di Cosenza. Scusate, vabbè, insomma, non importa, insomma, i due mari, dai. Insomma, la parte ionica, sì, a nord della Calabria è ancora più stupefacente, perché si distacca molto da quella meridionale, quindi ho trovato una Calabria ulteriormente diversa, e i colori, questi colori così caldi, questo giallo così forte, rosso, quel tramonto finale, non l'ho messo io. Cioè, è la Calabria che me l'ha dato. Non c'è una post-produzione di quelle. Non c'è, no, noi abbiamo solamente messo, onestamente, le clementine e gli aranci sugli alberi, perché non era ancora la stagione. Quindi l'unico intervento che noi abbiamo fatto è stato quello di incrementare. Beh, abbiamo forzato, le clementine. Però, insomma, non è male farlo, no? Però, altrimenti non c'è stato nessun intervento per abbellire quello che era già straordinariamente impattante, bello, evocativo e credo suggestivo. Senti, prima di far parlare Raul, volevo dirti che ho notato che, come sempre, tu anche in un corto metti un cast tecnico strepitoso, a parte la scelta del cast artistico, avevi tutte grandi firme, sì. E poi credo che, insomma, quando parliamo di colori, volevo citare Angelica Russo, che ha firmato i costumi e che devo dire che insomma si è ben intonata anche ai colori. No? Della, sì, della Calabria. Angelica che è mia moglie, parentesi, che, però è molto, ma è molto brava, costumista, è soprattutto come costumista, e non è il primo film che facciamo insieme. Ho fatto film in cortometraggio, però qui pubblicità. Con i colori si è molto, beh, tutto si è amalgamato in una sinfonia bella, ma ripeto, non è stato così complicato trovare i posti, è stato complesso perché è lunga la Calabria, è molto grande, per cui la sua grandezza la rende difficile da scovare, ecco, perché io sono convinto che ci sono altre 100 Calabrie che io purtroppo non ho ancora avuto possibilità di vedere, di conoscere, perché il tempo non ci sarebbe stato e non c'è stato, e questa è la Calabria che io sono riuscito a scovare e a raccontare, ma è la punta dell'iceberg, fondamentalmente. Allora, vediamo quanto però di tutto questo, come dire, che cosa si aggiunge a tutto questo uno come Raul, che forse la conosceva un po' più di te, perché racconta quali sono le tue origini, in qualche modo prima lo accennavi, ma insomma hai un rapporto più, come dire, più fraterno, anche un filiale con questa terra. Sì, ma io sono cresciuto in Calabria, tutta la mia infanzia l'ho vissuta lì,
le mie prime esperienze, le gare, la mia prima gara di nuoto l'ho fatta lì, tutta la mia famiglia sono cresciuto, cioè praticamente quello che viene fuori dal corto è tanto del sapore, degli odori, del mare, che comunque ha una forza incredibile, perché ha uno iodio particolarmente forte quel mare, è ricco di iodio, quindi automaticamente lo stare in acqua è rigenerante, già soltanto farsi un bagno nello Ionio ha un valore diverso di altri mari. Sembrerà strano, forse sarò di parte, però tu però sei un esperto di moto, di acqua, quindi insomma se lo sì, dici. È particolarmente salato, il mare è ricco di iodio e quindi tutto quanto si insaporisce, anche le persone diventano forse un po' più temperamentose, insomma. Beh, allora va bene, perché il Buccino. Sì, infatti il Buccino si è trovato molto bene per quello. No, l'ha raccontata, secondo me, per quello che è la Calabria. Come ha detto lui, ci sono tante altre Calabrie che non si vedono, che non sono state raccontate, che però va scoperta, perché comunque è grande nella parte sud, ci andremo insieme, magari ti porterò nel mio paese d'origine, che è Roccella Ionica, vicino alla parte della Locride, che insomma è rinomata per altri aspetti. C'è qualcuno aspetti. Di Roccella Ionica qui, chi lo sa, può darsi, però insomma la conoscete sicuramente bene. Però c'è Gerace, c'è Monasterace, tutte quelle parti lì dove ci sono... già soltanto a Gerace, per esempio, è un centro di cultura dove vanno i missionari, si incontrano lì, è un punto ricco di energia, ci sono più di 100 chiese in un paesino di poche anime, insomma, quindi c'è tanta storia in Calabria, tanta ricchezza e tanta energia da scoprire, e soprattutto io mi ricordo ancora la liquirizia strappata da terra e mangiata con i bastoncini, sai, quelli che vendono adesso nelle tabaccherie, ma soprattutto l'origano, i pomodori, i fichi, cioè tutto comunque ha un sapore ricco e un po' diverso, ecco. Forse è un sapore forte, anche perché sono tutti... Sono sapori, no? Forti, soprattutto anche l'olio, per esempio, sì. L'olio calabrese ha un... è molto, c'è chi piace e chi no. Io sono cresciuto con quell'olio. L'olio, devo dire che l'olio calabrese è molto acido, molto forte, molto corposo, e così come le soppressate, così come tutte quelle le freselle, tutto quello che cerchiamo appunto tutto di vedere quello attraverso... che cerchiamo di vedere attraverso il corto. Ma le olive sugli alberi le avete rimesse, no? Le olive ce le siamo mangiate. Le siete mangiate. Ce le siamo mangiate. No, vabbè, comunque al di là di tutto era importante parlare della Calabria, è importante parlare non soltanto della Calabria ma anche di tante altre regioni, però in questo caso insomma partire anche dal turismo, che comunque è entrato diciamo un po' in crisi per queste ragioni, per la ragione del Covid e via dicendo, è importante cercare di ricordarsi della nostra Italia, delle nostre regioni, quanto sono belle, quanto sono ricche, quanto possiamo comunque fare turismo in Italia, e in particolar modo la Calabria, ecco, Iole la ricordo ancora perché l'ha voluto, è sempre stata un po' la Calabria, non dico dimenticata, però è sempre stata un po' messa da parte, no? E lei l'ha voluta con forza, anche con un po' di prepotenza, ha voluto comunque dire esistiamo e siamo forti anche nelle cose belle. E infatti l'idea di raccontare i bergamotti, le arance, poi uno calabrese te le dice, ti dice sono le più buone di tutte perché è di parte, però Dico Iole ha voluto raccontare e ha voluto sostenere una Calabria che non è mai stata sostenuta da nessuno,
Forse è stata la prima, coraggiosa, non è scesa, penso, a compromessi, credo sicuramente, ne sono sicuro, ovviamente non ho, quando l'ho conosciuta ho percepito veramente l'energia di una combattente, di una che voleva a tutti i costi riuscire a farcela, a fare qualcosa di bello per questa regione. E comunque ha iniziato, ripeto, e questo è stato un segno, penso, questo corto molto... Beh, penso molto che questo sia il risultato anche di un percorso, e oggi sarebbe stata molto felice di vederlo con noi, sicuramente. Sì, infatti. Vogliamo far parlare Rosia un attimo, che insomma non gli abbiamo dato la parola. Come oggi parliamo di donne meravigliose e anche molto forti, e lei dentro la sua delicatezza, però dietro questa delicatezza una tempra molto, molto forte. Senti Rosia, ma lui ti aveva portato già in Calabria? Oppure è nato tutto per questo corto, anche questa scoperta? Ciao a tutti. Io conoscevo la Calabria, però l'avevo conosciuta in una lunga tournée teatrale, da sola. E vi confesso che è stato diverso questa volta. E adesso anche vedendo il corto che Gabriele ha confezionato, pensavo a quanto i posti si arricchiscono, i posti acquistano una bellezza ulteriore quando sono visti con l'amore, dall'amore, dal cuore. E credo che il mio ricordo più forte di Iole era proprio il suo amore per questa terra, e infatti mi ricordo benissimo che in conferenza stampa lei mi disse: io volevo a tutti i costi avere Gabriele, perché volevo il regista dei sentimenti, dell'amore, e volevo voi perché sapevo che potevate portare quell'amore della vita in questo corto, no? Quindi per me la bellezza del posto è che ha qualcosa che la Calabria non ha: il Colosseo, non ha forse la Torre di Pisa, però ha qualcosa che credo Gabriele è riuscito a trasmettere. Non sai manco dire che cosa è qualcosa che stando lì senti, respiri, ti emoziona, ti tocca. Molto bello tutto questo. Cos'è la cosa che ti piace di più di questa terra? A me ha colpito molto che è una terra onesta, e lo spiego. Calabria è così e si presenta così, o almeno a me è arrivata così. Non pretende, non fa finta di essere qualcosa che non è. È anche secondo me una terra, e lo dico da straniera, che è abituata a ricevere tante, a essere sempre nella coda della lista, no? Per diversi motivi. E un po' quindi loro arrivano sapendo forse che non è forse il posto più desiderato. Che non hanno il Colosseo e non hanno la Torre di Pisa. Però invece, secondo me i calabresi, la terra sa di essere unica. Sa di avere, secondo me, anche avendo ormai da 8 anni che sono in Italia, 9 anni, mi sento italiana quanto voi, e ormai la mia casa, la mia terra, le mie figlie sono nate qua, e sicuramente la Calabria è una di quelle più sfacciate, che un po' mi ricorda la Spagna in questo, no? È una terra così, ed è fiera di essere così, ma non pretende di essere altro. E quindi tu ti senti a casa. Sì. Infatti, guarda, me la sono inficata a casa. Certo. Allora, Alessandro Passatore, volevo chiederti, dietro una produzione apparentemente piccola, e invece c'è un grande lavoro, ci sono un sacco di posti, avete girato veramente per stringere tutto poi in 8 minuti, però c'è un lavoro che è stato, insomma, molto costruito, molto ragionato anche per la scelta geografica dei posti. Assolutamente. Vuoi dire due parole su questo? Ma sì,
appunto Iole ci ha chiesto di poter visitare tutta la Calabria, ce lo diceva in continuazione quando eravamo già la prima Skype che abbiamo fatto con Gabriele, a raffica ci diceva dovete andare qui e poi lì e poi lì e poi c'è questo e poi c'è quello. Lei aveva proprio questo modo di fare, questo orgoglio calabrese dentro, che diceva, la prima cosa che mi ha detto prima che io contattassi Gabriele, cioè, io non voglio raccontare la cartolina, io voglio raccontare la Calabria. E allora ho pensato che ci sono dei frutti che sono unici da noi, no? E quindi c'era il cedro, c'era il bergamotto, c'era la clementina, e da questo siamo partiti. E questa era, a mio avviso, una bellissima cosa, un'idea di non raccontare la cartolina. E quindi con Gabriele, con difficoltà, perché poi chiaramente c'eravamo appena usciti dal Covid e abbiamo fatto i primi sopralluoghi quasi spauriti. La prima volta che sono andato a Catanzaro a incontrarli mi sentivo un posto non mio, aprivo le porte dell'albergo con il gomito stupidamente, perché eravamo appena aperti. E quindi non è stato semplice, i tempi erano stretti perché poi ognuno di loro aveva degli altri impegni, e quindi abbiamo cercato di fare il possibile. Come abbiamo già detto, non siamo riusciti a farla vedere tutta perché è lunga, è piena e ricca di cose, però insomma i veri calabresi li abbiamo conosciuti, ci hanno aperto le porte come sanno fare credo in pochi, i calabresi sicuramente ci hanno veramente spalancato le porte di casa, ci hanno offerto da mangiare, da bere senza niente in cambio, perché questo è un po' il popolo calabrese, è così, insomma, lo conosciamo, quindi è stata una bellissima esperienza. Allora io tornerei un attimo a Gabriele, abbiamo fatto questo lungo giro e vorrei però parlare un momento anche di, ma così mi è venuta voglia di chiederti, di Calabria e cinema. Ci sono grandi potenzialità secondo me per lavorare adesso sulla Calabria, forse per aprire anche una strada che sia cinema e turismo insieme, perché questo credo che sia anche un percorso che sempre di più... Tanto Iole aveva già posizionato il mio maestro che è Giovanni Minoli, che ho salutato prima, ma vorrei che avesse anche un applauso di benvenuto, perché la Calabria venga valorizzata anche dal punto di vista cinematografico e promossa, perché effettivamente offre degli scorci incredibili. E... ti è venuta voglia di girare un film? Ma sì, ci puoi girare tanti film, tra l'altro ha anche delle praterie immense, può essere qualunque posto. Quindi potremmo quasi tornare anche essere... al cinema di genere e inventarci qualcosa. Potremmo anche farci western. No, comunque la cosa che volevo dire prima, che stavo dicendo prima di vedere il corto, è che questo corto è stato pensato per essere diviso in 4 spot televisivi da 30 secondi ciascuno e ulteriormente da 15 secondi ciascuno, quindi in realtà all'interno di questo corpo unico ci sono letteralmente 4 micro clip, come se fossero micro dei mondi, sì, dedicati ai 4 frutti madre, insomma quelli che poi sono il fil rouge della vicenda. Quindi questa campagna Iole l'ha concepita per una fruizione nazionale e anche internazionale, è il motivo per cui sono sottotitolati, perché la Calabria potesse essere vista attraverso questo spot e questo cortometraggio anche nei luoghi dove la Calabria non si pensa sia il primo posto della lista. Ma un cortometraggio come questo, io che ho vissuto per 12 anni in America, sollecita moltissimo, stimola moltissimo la voglia di conoscere questo tipo di luoghi, di spazi, di cieli e di mari. E l'intenzione forte di Iole era proprio questa, non essere didascalici ma essere emotivi. Tra l'altro una delle cose che mi fu detta quando facevo film a Hollywood era che è commerciale tutto ciò che emoziona, quindi se noi riusciamo ad emozionare riusciamo a vendere,
E questo, il proposito di questo cortometraggio è quello di vendere la Calabria, di farla conoscere, di farla desiderare, di farla visitare, di farla vendere le emozioni. Di vendere le emozioni, perché le emozioni vendono, comunque vendono desideri e sogni e proiezioni. E quindi questo è il fine vero di questo cortometraggio. Ed è la visione vera che Iole aveva in mente. E di cui poi è stata fiera quando vide finalmente il cortometraggio finito. Quindi una Calabria con l'anima, direi, una Calabria piena di suggestioni. Abbiamo sentito che è una Calabria che evoca anche altri climi, forse i colori, vedi, Rosio, i colori della Spagna addirittura. Nel caso di Raul, forse le emozioni anche della sua infanzia, anche un po' di adolescenza, quindi insomma comunque un legame forte che c'è proprio tra terra, emozioni, sensazioni, tutto quello che poi alla fine c'è anche nella migliore delle campagne, non riuscirebbe ad esserci se non ci fosse però quella materia, no? Quindi certo. Si parte da lì. Allora io direi forse che non abbiamo altro da aggiungere. O volete aggiungere qualcosa in più che non vi ho chiesto? No, è il grande rammarico di non essere qui con Iole, questo credo che tutta la platea condivida questa assenza assoluta. Sì, questo c'è, credo però che siamo riusciti forse a mettere insieme anche un momento di grande, grande affetto e a rendere questo piccolo film... posso dire un piccolo, un grande sogno realizzato, quindi credo che questo sia l'omaggio più grande che oggi sì. Lei riceve e che siamo contentissimi di aver ospitato qui a Roma alla Festa del Cinema, che come vedete è una festa così che si sta svolgendo tra mille problemi, molte difficoltà, tanta buona volontà e spero che sia stata per voi accogliente, cercando di appunto di dare tutti i giorni anche qui un po' di emozioni e di condividerle come oggi abbiamo fatto con un territorio, una terra che è apparentemente lontana, ma tanto siamo tutti distanziati, quindi ci sentiamo molto vicini lo stesso. Allora, viva Iole Santelli, lo posso dire, e sì. una invece strada straordinaria, diciamo, per la Calabria insieme a questo corto e soprattutto, visto che ce l'hai svelato, adesso con grande curiosità proveremo a vedere dove troviamo questi frammenti che continueranno a viaggiare, sì. Ancora più corti, ma insomma noi sappiamo che poi sono un film. Sì. Grazie. Grazie a voi, grazie di essere. Un saluto finale. Fermatevi un attimo, perché sì. Prima di chiudere mi ha chiesto di dare un saluto Nino Spirlì, che ha voluto questi fiori che sono destinati idealmente a Iole. Abbiamo un microfono, grazie. Come vicepresidente che sta ereditando questo momento di reggenza e soprattutto un'eredità imprevista in questi giorni, credo ci voglia dare un saluto con il quale chiudiamo. Difficile e complicata in realtà, grazie per avermi dato la parola. Guardate, la Calabria, che è madre, non aveva mai avuto una madre e se l'è donata da sola. Ha voluto Iole come madre e Iole, che non era madre, è riuscita ad essere madre della sua terra e di tutta la gente della sua terra. È morta una madre giovane e ha lasciato degli orfani, ma come tutti i figli orfani che hanno perso la madre giovane, la porteranno sempre con sé, giovane e bella com'era, così sfrontatamente, spregiudicatamente, ricca di cultura, di umanità, una capacità di essere un politico senza mai essere un politicante. Noi terremo Iole sempre con noi e la terremo come madre, madre di una terra, ripeto, che da madre non aveva una madre. Noi siamo qui per starle vicino in una giornata in cui un suo sogno è diventato realtà.
La Calabria ha profumi, ha bellezze, ha ricchezze artistiche, culturali, umane. Siamo non un calabrese. Ogni calabrese è 12-15 volte calabrese, perché ha tutto il sangue che arriva da tutto il mondo. Ogni civiltà che è passata in Calabria ne ha lasciato una goccia, e una sola goccia di sangue calabrese ne ha 15 dentro, ricchissime, che vengono da tutto il mondo, non solo dal Mediterraneo. Iole questo lo sapeva, e sapeva anche che era complicato parlare di questo, e allora ha deciso di parlare del profumo che c'è in quella terra. Ma quel profumo non viene solo dagli alberi, non viene solo dai frutti, viene dal lavoro che c'è su quella terra, dal lavoro degli uomini di quella terra, dal lavoro delle donne di quella terra, e da una potenza enorme che in quella terra si sviluppa. Iole ha cancellato brutte pagine dedicate alla Calabria, le ha strappate con una dolce e forte prepotenza di madre, e ha deciso che della Calabria da oggi in poi si dovrà parlare solo di cose belle, di cose profumate. Vi ringrazio per quello che avete fatto. Questo è un prodotto che, ripeto, girerà a rappresentare la Calabria per come l'ha voluto Iole Santelli. Ma quello che conta è che ogni volta che si vedrà anche un solo fotogramma di tutto questo lavoro, sarà sempre, sicuramente, riportato alla figura di chi lo ha creato, di chi lo ha voluto nel suo cuore, che è Iole. Grazie. 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 Grazie davvero, chiudiamo qui. Consentitemi di ringraziare tutti, salutare tanti ospiti che sono qui. Un saluto speciale, ancora un grazie alla sottosegretaria Rico, Giovanni Minoli, buon lavoro da presidente, neopresidente della Film Commission, quindi si comincia comunque con qualcosa di importante anche da promuovere. Grazie a tutti.